Vai Antonio! Mica dimmi tutto! Presenta allora, i tuoi prodotti! Vorrei presentare, ma abbiamo finito tutto, Michele. Comunque, portavamo un panettone al cioccolato con una salsa al limoncello. Un panettone al cioccolato con una salsa al limoncello, salsa al limoncello dei Giardini di Cataldo. E il panettone al cioccolato è un lievitato 36 ore e con un cioccolato sia latte sia fondente. Ma è una nuova creazione oppure... No, è stato fatto, ideato apposta per la serata. Appositamente per la serata. E come l'hai chiamata? Questo non ha... Diciamo, bisogna mettere... Bisogna mettere un nome della propria creazione, per forza! Eh sì, ma perché poi la poi registra, registri il nome... No, cioè. In realtà nulla si crea, nulla si distrugge, ma sinceria. Va bene. Solo modificare, quindi... Non è giusto, ok, però. Grazie Antonio! Ciao, buona serata, mia. Nola, uscita dalla zona. Con il professor Ercolano che hanno ospitato, Anna Maria Ercolano, professore Ercolano che ci hanno ospitato anche questa, per quest'anno in questa strepitosa location, ai quali va un forte applauso, un grazie da parte di tutti noi e abbiamo pensato intanto di dare un piccolo riconoscimento come ringraziamento. E i fiori, mi sembra doveroso. Grazie, grazie. Ringrazio io lei sempre di questa iniziativa. L'abbiamo sposata e speriamo di continuare. Grazie. Grazie, grazie mille, grazie. Grazie, grazie veramente. Se c'è adesso è arrivato un rappresentante, pure abbiamo lasciato in sospeso dei Giardini di Cataldo, Rossella, la signora Rossella, non so se c'è un rappresentante, per favore, grazie. Titolare, il signor Salvatore, la figlia, ecco qui la figlia Rossella, buonasera. E abbiamo pensato di dare un altro riconoscimento per quanto riguarda l'abbinamento del limoncello. Qui ci troviamo, diciamo, a casa loro, quindi però devo dire, come dicevo prima, non tutti i tipi di limoncello, perché hanno delle lavorazioni diverse eccetera, si abbinano, si sposano così, in maniera così diciamo particolare con il panettone. Quindi vi ringrazio per essere stati qua e il riconoscimento è proprio per l'abbinamento al panettone, limoncello e panettone. Grazie, se volete dire... Grazie a tutti, grazie mille. Grazie ai Giardini di Cataldo che poi sono di rimpettai qua, quindi diciamo un grande viaggio. Grazie mille, grazie per essere... Se volete rimanere qui con noi... Pasticceria Mascolo, attestato di partecipazione. I Marigliano. Simona! Attestato di partecipazione. Pasticceria Di Rosa. È dovuto andare via perché i bambini aveva, diciamo, lo reclamavano i bimbi, quindi glielo recapiteremo. Comunque va un applauso.
Pasticceria Pina, dov'è Antonio? È qui, anche lui ha fatto un grande viaggio. E con le d'Ercole, il castello, la sorrisa, dov'è? Allo stand, se poi ci vuole raggiungere, mettiamo di qua, grazie. Pasticceria Pastore, eccoci. La fabbrica delle bontà. Il maestro Pasquale Schettino, dov'è? Se c'è, se vuole salire. Arriva? Ok. Intanto pasticceria Conte. Eccoci. Credo che ci siamo tutti, giusto? Non manca nessuno. E non so se è nazionale del panettone del Pandoro. Dal 2008 sono trascorsi un bel po' di anni e praticamente questa fiera si tiene ogni anno nel mese di novembre e si tiene a Roma, poi abbiamo aggiunto un'altra tappa a Firenze. Quest'anno abbiamo pensato ufficialmente di, qui insomma vi do una notizia, con qualcuno ne abbiamo parlato, abbiamo discusso un poco di questa nostra decisione di quest'anno. Quest'anno intanto ci sarà una grossa selezione di maestri pasticceri che parteciperanno alla nostra kermesse, sarà l'undicesima edizione della Fiera Nazionale del Panettone del Pandoro. Ci sarà una selezione all'ultimo panettone, dopodiché le date per tutti voi, le date ufficiali sono le seguenti. Quindi quest'anno ufficialmente, adesso qui lo dico per tutti, ci sarà l'edizione di Milano, quindi avremo una tappa di Milano il 16 e il 17 di novembre. E la location la stiamo per definire, abbiamo due location in ballo, quindi Milano 16-17 novembre e Roma, la tappa storica di Roma, sarà il 23 e il 24 novembre all'Hotel Sheraton a Roma. Quindi queste sono le date che oggi, 2 di agosto, in questa meravigliosa cornice vi sto comunicando. Tappa di Milano 16-17 di novembre, tappa di Roma 23-24 di novembre. Grazie a tutti e adesso passiamo a ad un momento particolare, perché noi negli ultimi anni, in tutte le nostre manifestazioni abbiamo dedicato un contest, un concorso dedicato ad alcuni dei maestri pasticceri. Allora, partiamo dal terzo classificato, diamo i primi tre. Terzo classificato con 111 voti, la pasticceria Marigliano, a cui va un applauso. Grazie, complimenti, il panettone era al... Limoncello, infatti, abbiamo parlato di limoncello che viene sempre apprezzato. Grazie, stiamo qui vicino così facciamo il podio. Al secondo posto con 119 voti è la pasticceria Taibbi. Prego. Il panettone al pistacchio. E non poteva mancare, vedete, ci sono delle tipicità, quindi abbiamo la firma, l'autografo dei territori. Abbiamo l'autografo dei territori, limoncello, pistacchio. Noi vediamo al primo. Il primo con 156 voti, e non è una sorpresa per noi organizzatori e per chi conosce il nostro circuito dei maestri pasticceri, con 156 voti
il miglior panettone sotto l'ombrellone va a Pasticceria Mascolo di Visciano. Eccoci qua. Se mi date il grande, sì. Un attimo che adesso, questo è l'attestato, miglior panettone, che è il panettone alla Espresso Napoletano, un pesto al caffè con cioccolato e pistolatte. Perfetto, grazie, complimenti al maestro Giuseppe Mascolo. Ma io qua volevo anche, oggi è una serata, oggi è una giornata importante e io veramente sono grato e sono veramente commosso perché uno dei nostri maestri pasticceri che è stato presente qui e che arriva dalla Sicilia, oggi fa il compleanno e quindi ha fatto un viaggio dalla Sicilia fino a Sorrento per stare con noi e festeggiare con noi il suo compleanno, ed è il maestro Taibbi, a cui vanno i nostri auguri. E abbiamo anche auguri, e non poteva mancare la cassata siciliana, quindi veramente sono veramente grato, commosso, perché vuol dire che stiamo bene assieme. E quindi per un maestro pasticcere farsi un viaggio nel giorno del suo compleanno e stare qui assieme a tutti i colleghi, ragazzi, non è da tutti. Quindi auguri. Bravo. Adesso facciamo il taglio, magari ci spostiamo adesso. Io intanto dovevamo consegnare, dov'è? A Pasquale. L'hai preso? No, eccolo qui. Ecco qui. Quindi io vi ringrazio tutti, ringrazio il numeroso pubblico che quest'anno mi sa che è raddoppiato rispetto all'anno scorso. Quindi, e l'anno prossimo triplica? Speriamo!